sempre più difficili. Poi, prossimo gioco logico è Yajilin. Vi leggo subito le regole. In questo gioco di percorso lo scopo è creare un circuito continuo, senza diramazioni o aree separate, che passi attraverso il centro delle caselle dello schema. Alcune caselle contengono un numero e una freccia. Questi indicano che nella direzione della freccia è presente una quantità di caselle nere esterne al circuito, pari al numero contenuto nella casella. Due caselle nere non possono essere adiacenti in ortogonale. È possibile che ci siano caselle nere non segnalate da frecce. Quindi diciamo che è un gioco logico molto molto simile al Mashu, soltanto che non abbiamo pallini bianchi e neri, ma soltanto delle caselle con delle indicazioni, con un numero e una direzione. Ad esempio, se abbiamo una casella con la freccia verso destra e il numero 0, significa che diciamo, in quella direzione, per la quantità descritta, non ci sono, diciamo, ci sono tot caselle nere, quindi alla destra di quella casella non ci sono caselle nere in questo caso. Poi abbiamo il Sudoku, di cui diciamo vi ho già parlato abbastanza. E come ultimo gioco che vi voglio descrivere si chiama Ripple Effect. Non mi ricordo esattamente se c'è un corrispettivo italiano di questo gioco, sinceramente non me lo ricordo. Comunque, immaginatevi una sorta di esempio Sudoku a incastro. Non so se lo sapete, il Sudoku a incastro ha delle aree non proprio dei quadrati, ma diciamo delle aree deformi, non particolarmente, diciamo, regolari. Immaginate, diciamo, uno schema del genere, però con delle aree variabili, quindi ci saranno aree da una casella, da 5, da 4, diciamo col numero massimo, diciamo, non è che è presente proprio un numero massimo, nel senso, magari anche se c'è uno schema, non so, 7x7, le aree possono essere da 1 a 5 caselle e non da 7, ad esempio. Comunque, queste aree hanno delle estensioni variabili al loro interno, hanno dei numeri che vanno da 1 al numero massimo che occupano di caselle. Ad esempio, in un'area di 5 caselle abbiamo i numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente lo scopo principale del gioco è inserire i numeri all'interno di queste aree, però diciamo la regola particolare è che diciamo, i numeri presenti non possono essere biunifichi, quindi non è che in ogni riga, in ogni colonna, ogni numero può essere ripetuto solo una volta. Però c'è la possibilità di, diciamo, di trovare dei doppioni. Però qual è la particolarità? Che se dovesse capitare di avere due numeri uguali in una riga o in una colonna, la distanza che li separa deve essere uguale al valore dei numeri. Faccio un esempio. Se in una riga trovo 2,1, questi 2,1 devono essere separati almeno da una casella. Possono essere separati anche da più di una, ma come minimo devono essere separati da una casella. Così, diciamo, la stessa regola vale per gli altri numeri. E ovviamente può capitare che diciamo che non sia chiaro fin dall'inizio qual è lo spazio che intercorre tra questi due numeri. Ovviamente questo lo verrà fuori pian piano che si risolve lo schema. Ah, un altro accorgimento prima di chiudere la puntata: Akari, il primo gioco di cui vi ho parlato, è conosciuto anche come Light Up o Bijutsugan Art Gallery, galleria d'arte. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. È la prima che faccio un po' più corposa. Spero di non avervi annoiato. Comunque, per chiarire meglio quello di cui vi ho parlato,
vi mando, diciamo, metto il link sul post che pubblicherò tra pochissimo su Instagram. E spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere magari di quale argomento che vi volete che vi parli in modo un po' più specifico. E buoni schemi, anzi, buon gioco.